Mario. Sono Poli. Madonna. Poli, una cosa, stasera vatti a vestire elegante, ti metti a dormire così domani sei già pronto. Vai domattina, sei pronto. Posso dire una cosa, Matti, ho provato ad aiutarti per quella cosa con Dario, ti ricordi che mi hai chiesto aiuto? Sì, me lo ricordo, Mario. Com'è andata, Mario? Glielo hai esposto con la tua stessa preoccupazione. Cioè, qual è la domanda, Mario? Ah, parlo di tutto quanto, certo, poi certo, parlare, certo. Posso parlare di quello che ci mancherebbe altro, Mario, certo, non è un mica un segreto. Martina ha detto per forza, cantando. Lo ha detto. Tu dovresti essere l'ultimo a specificarle queste cose, Mattia, perché pure tu dici molte volte. Era per dire che mi faceva piacere che l'avessi detto. Allora, grazie, ciao. Cerchiamo di fare questa cosa. Cioè, Poli mi ha chiesto aiuto perché sapeva che sarei andato a cena con Dario, Agnese e gli amichetti e probabilmente aveva il vago sentore che potesse esserci anche Gianmarco, non lo so, il Fazzone. No, e quindi no, solo Dario in realtà. Allora, se mi interrompete tutti! No, per carità. Un po' prima donna, qui un po' cringe. Un pochettino, vai. Però, vabbè. Che così è fastidioso. Mi ricorda qualcuno, però. Dimmi, Mario. Allora, dicevo, zero battute per favore, Mattia, mi ha chiesto aiuto perché mi ha detto, io come faccio a incontrare questi ragazzi che non hanno ancora conosciuto Gloria prima del matrimonio di Gloria? Mi aiuti per favore a cercare di trovare un cazzo di giorno, uno slot libero dove si può chiamare Gloria e Gianmarco e il Fazzone fare una cena, per favore chiedi a Dario. Ho chiesto a Dario, Dario mi ha risposto, digli a Mattia aiuto. Sono sicuro, perché ho fatto la stessa domanda l'altro giorno a Dario e la sua risposta dopo 25 secondi di audio, molto anche compressa e fatta bene, è stata coccole. Esatto, quindi questa è l'unica cosa che sono riuscito a trarre dell'aiuto che mi hai chiesto, mi dispiace. Non preoccuparti, bello, Mario, quindi niente. Sai come si dice in questi casi, no? Che era un Tekken God. Oh no, God of Destruction. Va bene, la risposta seria è Poli, senti Poli. Serena, perché lei sa tutto. Sì, ho capito, ma tu saprà. Vabbè, allora sentirò Serena per i tuoi impegni. Serena sa più di Dario. Serena sa più di Dario oggettivamente. Quindi questa è un'altra cena a cui non sono invitato. Va no, bene. No, sì. È sempre la stessa, Simone. È sempre quella. È che non si riesce a fare questa cazzo di cena, hai capito? Ma sei. Simone, il problema è che non sarai al matrimonio perché nessuno ha voglia di spingere la sedia a rotelle sullo sterrato. Ho capito, quindi... però che amici siete? Cioè, non ho capito. I film più belli sono quelli con la sedia a rotelle. Non lo so. Non è vero, sono i film peggiori della storia. Mattia, non ci sono le rampe per le persone disabili, comunque, non le abbiamo messe. Ho capito, non è che sono disabili così tanto. Ha ragione la chat, stiamo sorvolando un po' troppo sulla frase di Nanni. Ho perso un ragno, mi spieghi che cosa vuol dire un ragno? Mi piace. C'è un po'. Ciao Mario, 66 anche per te, dai. Poi basta così. Non c'era più. Ma come non c'era più? No. Mangiato il gattone? Ma era un ragno? No, uno di quelli piccolini, e credo sia scappato dalla teca e adesso c'è una tarantola in giro per casa. Oppure ho svuotato tutta la libreria e non l'ho trovato. Benissimo. Lo mangeranno i gatti probabilmente. È velenoso, non penso. No, non credo. Lo mangeranno i gatti, è molto probabile, molto probabile. Nannata qui, mi sa. Sì, ma sì, possono fare del male ai gatti le tarantole? No, quelle grosse sì, quella piccolina lì così ma no. Ma Frecky è 70 kg di gatto, lo smembra, moretto. No, mi gira il cazzo perché costa 60 euro. Non stai mangiando, vero? No, ho fatto non trovo posto. Dai, lo sai, Non trovo posto. Ho fatto 40 minuti a cercare posto. Che devo fare? Budello di Tuva, ci stava la rima qui per te. Ci stava, però. Era buono. Deep Rock, se no c'è quello di Nanni. Unico problema, mi sa che per Deep Rock siamo in troppi. Allora si fa quello di Nanni. Quello che ho proposto io non l'ho giocato, però è nascondino proprio. Però è nascondino. A me sembra nascondino un po' horrors. No, è semplicemente che c'è tipo i fantasmi cringe. Allora, no, cringe. Cringe. Grazie Luzio per i 10. Ma come hai fatto a cacare così nel puzzo? Preciso 2, 3, 4, 5. Comunque, quanti si gioca quello tuo, Nanni?
Ma scusate, ma no, io non ci sono 5-6. Se no ci sarebbe anche Prop Hunter di nuovo su Fortnite. Hanno fatto... Io ho un problema, ho disinstallato Fortnite. Anche io ho disinstallato Fortnite. 100 giga me lo devi dire la settimana prima. Fortnite! Ho disinstallato anch'io. Va bene, vabbè, dimmi. Ho preso la ricella. Anche te. Sti cazzi. Ma... C'ho le bolle sul cazzo. Okay. Che poi la varicella, mi ha detto Gianmarco, quella la variante, quella tipo per adulti, che si chiama mani, piedi, qualcosa. No, si chiama XL. XL. Mamma mia, Diego, oggi... Mani, piedi, naso, proprio... mi sembra. Oggi siamo proprio raso terra, Diegone. No, ma devo scavare, porco Dio, mi rode il culo oggi. Perché? Sì. Ah, incazzato? Baguette. Baguette, in culo, totale. Perché? Veramente, però, È saltata TV, Dio porco! Aia! Ah. Aia! Era un po' al culo, dai. Aia! Vabbè, ci sta. Aia! Grazie, Luca. Grazie, Manzo, Ricco. Aia! Allora, cosa si fa? Dai. Fammo quanti si gioca in quello di Nanni? Bisogna vedere quanti si gioca in quello di Nanni. Non lo sappiamo mica se si gioca in più di 4. Allora, verifichiamo. Secondo me sì. Nanni. Oh, guys! Midnight Ghost Hunt, play your number. I love penis. Cerco al volo, vai. Midnight Ghost 70 euro, Nanni, non fatta una affa. 6 euro. How many players? Ragazzi. Maximum 12 players. PvP online. Come 12? 12, massimo 12. Cosa poi? Midnight Ghost Hunt player. Ma chi è? Multigiocatore 4 quello di 4. Che come ha detto Nanni. Va bene, proviamo. Teo, grazie ancora. Quindi io mi devo mettere una sveglia che si chiama scrivere a Serena per Dario, va bene. Ho fatto. Ma basta mandargli mandarle un vocale quando finisce. Un vocale qualsiasi. Sì, come si chiama Nanni gioco? Lo ripetete per favore. Midnight Ghost Hunt. Cringe Ghost Hunt. No! Nanni, no, aspetta, fermi. Costa 6 euro. Quello. Sì, Midnight Ghost Hunt. Sì, ancora. Tra gli amici, perché se no non è vero. Ma 6 euro costa quello? Ma perché dovrei farti spendere 6 euro a caso? L'ho comprato anch'io. È divertente, Victor, però. Victor mi ha fatto sbagliare. Allora, dai, scherzo. Vabbè, che se chiede a Victor. Cazzo, ha sviluppato un libro, Victor. Sarà una persona intelligente. Ha sviluppato un libro? Sviluppato un libro, mi piace come... Ma gliel'avrà scritto il signor Giacomo. Sì, sicuro. E il signor Giacomo è filippino di quella gente che... C'è la categoria di questo videogioco? Ma scherzo, il signor Giacomo, per carità, non lo conosco. Sì, c'è la categoria. Ma no, per carità. Ah, ma è sconto, porco desco. Costa 6 euro. Era gratis fino a ieri, l'altro. Allora, Midnight... Che cazzo stai a dire? Ok, però io se non l'avete scaricato vi dico che sono 13 giga, Infatti ci sta mettendo un po', Io ce l'ho 2 GB. Io ce l'ho e si sta aprendo. Ah, ma è con Epic, anche se l'hai preso da Steam. Ti apre... Sì, si apre. Client... No! La prendi gli occhiali, arrivo. Epic Games. Ok. È gratis con Epic! No! Mamma mia, ormai Diego, bisogna portargli le paste a casa. Ah, regà, dai, sono stato 40 anni, mi brucia il cervello, mi inculavano i posti, tanti drogati che cricano le macchine, dai. Ma non puoi prendere un posto, tipo. No, ma un monopattino elettrico, andare a piedi. Quanto dista, scusa, a casa dallo studio? No, ma non per andare in studio. Siamo tornati adesso, eravamo usciti a fare una passeggiata. Ah, un Abruzzo volante al volo? No, questo è 250 km così. Abruzzo, Lazio, lunga, Abruzio. No, siamo andati a fare una passeggiata. Dragon Ball. Che succede? No, ho preso le carte 9. Metro Mission 1. In Giappone più Metro Mission 2. Mi sono fatto questa cosa. Ma ci metto un botto a partire questo gioco di merda. Ma sei un coglione, ma stai zitto, per carità. Va bene. Sei online. Sto cercando di capirci qualcosina. A me si sta aprendo. No, raga, non ce la faremo mai, vai. Ma non ci stiamo in altri giochi, tranne Among Us, cioè, capito? Mi tiro indietro io, che cazzo me ne frega? Ma no, se devi tirare indietro un altro, te l'avevo già dato per scontato, Simone, però ne serve un altro. Noi siamo in Europa... Dio, noi siamo in Europa occidentale, siete in trono orientale. Occidentale. Godo.
Dai, Poli, dai, madonna, capisco che una volta pensavi che le isole avessero l'acqua sotto, però porca puttana. Bella questa! Non lo sapete? Guarda che bella, è un bel racconto, eh. Un ottimo racconto. Che casina fosse un'isola. Comunque, conferma. Allora, io sono dentro il gioco. A parte che sembra Dead by Daylight. A parte che te sei un coglione e mi rispondi un'altra volta così ti spacco il culo. Non risposto a te precisamente. Ciao Mario, bentornato. Allora, ciao, crea ciao Mario. Ciao. 66 che sono stati dati. Lo chiameremo Poli. Metto una password, sarà. Ma che gioco si gioca? Ciao. Il gioco della Midnight... Non ci posso credere. Midnight Ghost Town. Nel cimitero solo fantasmi, lo prendi, ci sono... Ma che gioco è? Ma non si giocava Deep Rock. Ma devi stare zitto un attimo. Eccoci qua, pronti. È maledetto. Villa, conferma. Ragazzi, mi è scappato un muragno. No. Allora, ragazzi... Io non ce la faccio, mi si scarica fra un quarto d'ora. Ma come? Ma hai detto che lo scaricavi? Sei Davide... Non ce l'ho fatta. Ho comprato 7 euro! Godo! Ogni volta lo vedi! No, God, ma si fa, Diego, si fa, eh sì. Ho fatto alt F4. Ehi, chi è che lo dico? Sicuramente guarda. Diego Giulioli, probabilmente. Sentite, ma vediamo altri giochi che abbiamo dove ci stiamo tutti. Ma non me ne rimbalzano più, Steam mi odia, ho rimbalzato 20 giochi in un mese, mi stanno odiando, porco Dio, mi mandano la finanza. Allora. E poi ti mando, dai, faccio... Ascolta, ma... Beh. Ma scusa, ma tanto si usa, si fa poi questo gioco, si fa. Va bene, potremmo fare un qualcosa per temporeggiare. Ma cosa? Facciamo, ma scusa, Deep Rock e poi là ti spara le cazzate come al solito. Non ci stiamo tutti. Ho capito, siamo in due a fare chiacchiera e quattro giocano sti cazzi. Ma ascolti, ho in quella testa quadrata scherma anche le parole. Ho detto, Dio Cristo, accidente la tua parabola quadrata di cazzo, che di quattro giocano, due tirano le cazzate e poi si intercambia. Teoricamente possiamo giocare in cinque, adesso non per essere pignolo. Ma questo è l'evento di Pasqua. Cosa? No, c'è l'aggiornamento pasquale, vero, però l'ho già fatto. Sì. Godo. Deep Rock fa came, garba di brutte. È bellissimo Deep Rock. Bellino. Ma mo ci stanno le ova di Pasqua nascoste nel puzzo? No, non nel puzzo. Da altre se parti. Se no si me. Gioca si gioca un grande classico. Cioè? No, Worms no. Ma Worms non ci stiamo. No. Un bel Gartic anche, da tanto che non lo facciamo Gartichino, attenzione. No, allora scusa, ma facciamo Dream. Quello dove Panetti bravissimo. No, Make It Meme no, mi rifiuto Make It Meme. Invita altri 10 persone. No, io sono un hater come Nanni di Make It Meme, basta. L'ho fatta scorta. È una craggemata, non sarebbe male. No, sì, poi c'è il casino, sparano le bestemmie nel come board. Come faccio a invitarvi? No, faccio io. A cosa? Su cosa? Di pro. Gartica. Ma come Gartica? Okay. Vada con le vuitte di Pasqua. Ascolti, la tua testa di cazzo! Non ascolta niente! Ma che abbiamo detto prima di pro che è figo, poi è figo Midnight, e poi adesso questo, non si capisce un cazzo. Abbiamo detto, facciamo una Garticata, e allora tutti sì, l'unico che sta avviando... Di Prox sei te! Ma perché io mi chiamo De Retarded adesso? Ho acquisito il titolo. Dai, Poli. L'ho avviato anch'io, Poli. Stai tranquillo, sono ritardato pure io. Chi è che ha? Ma il fatto che tu sia come me, Diego, non mi aiuta, capito, a uscire da questa situazione. Fattene affanculo, allora. Ma fattene affanculo. Mario, oddio, tu hai capito cosa facciamo? Fatto di altro. No. Aiuto. Dove cazzo si faceva Gartic Phone? Aiuto, ragazzi. Su browser. Ma io browser. Sì, passo io il browser. Ma nel frattempo poi scaricheremo il gioco successivo? No. Perché okay, adesso niente. Sono il più ritardato, il mio nome è cambiato in Most Retarded Man. Allora, guardate, vi passo il link qua. Io ho un nome cambiato. Sono Nose. È vero, tu sei Nose in maiuscolo. Sì, Nose. Stiamo giocando davvero a Gartic Phone? Sì, è uno dei più giochi più belli di tutti i tempi. È uno dei più giochi più belli. Non sono per nulla d'accordo con questa affermazione. Scegli una carta, grazie, Mario. Qual è? Ognuna di questa carta rappresenta tu, ma puttana. Qual è? Ah, bella. Entro anch'io. Ma cambiatevi il nome, così non si capisce niente. Io sono dedotto. Che vuoi che sia? Com'è che si giocava a Gartic Phone? Non mi ricordo più. Col pene.
Non, è non sapevo che giocavo col pene. L'ho segnato, è quello dell'altra volta. È quello che devi disegnare, sì. Make it meme è quello che devi fare i meme, sì. Ha senso in realtà. Che fine ha fatto Arara? Ha letto? Eccomi qua, Mario, leggo, vabbè. Personalizzate. Ci sono cose... ci sono cose che non dovrei far vedere da Gartic Phone, o posso mostrare direttamente la schermata in live? No, così? No, puoi fare, il link tanto ormai non... Baldur's link Gate non lo 2. Video, no? Ok, perfetto. Baldur's Gate 2. Sono Ghirio! Vai! Ok, adesso bisogna fare un qualcosa, no? Si parte! Scrivi una frase. Si parte, fa che non so niente, io aiuto! Devi scrivere è una frase, è come quella l'altra volta. Cosa? Boh, non mi viene in mente niente. No, dovete darmi le indicazioni, amici, ragazzi. Devi dire un evento, tipo una okay. frase che poi gli altri devono disegnare. Nei Mashipo giochi da blu, giochiamo a Gartic Phone da 3 anni, tipo, però ci sta. Accaduta. Mai visto. Comunque la prossima volta si fa il nascondino di Nanni, Va bene. Io non so com'è, però sei magari. Vai. Io lo voglio fare, mi garba il nascondino a me. Grazie. Oddio, chi l'ha scritta? Ma che è impossibile questa cosa? Come faccio a farla? La tentazione è forte, mi sa che farò esattamente quello che ho in mente. Allora, aspetta, Oddio. No, Satira, comunque, ragazzi, ricordiamo che... Mettila. Sì, anche perché a proposito della satira ho preso la tua frase, quindi ho capito benissimo che cosa vuol dire satira, visto che ti ho detto che oggi ho sborsato decine di migliaia di euro, adesso è il momento di poterci ridere su, perché ovviamente si può fare, va bene. Ma di cosa parli? Ah, non sei tu che hai fatto questa roba? Eh? Chi ha fatto la cosa che sto svolgendo in live in questo momento? Ma che cazzo ne so cosa stai svolgendo in live in questo momento? Tutti era una frase diversa, Mario. Sì, ma qualcuno ha scritto questa roba e chi lo sa se... Ah, vero, lo sapete tutti voi, l'ho detto nel gruppo. Io non ho sentito niente di qualsiasi cosa tu abbia detto. Ah, va bene, no? Perché sei un poco amico. Come si fa a fare questa cosa? La smettete, ragazzi, con questo sbrodolor? Ma cosa stai dicendo? Mi stai distraendo! Ma è fuori di testa, ma come si fa? Dai! Ragazzi, dai, Acerbi l'ha rilasciato, tutto a posto. Cosa? Ha fatto la battuta perché sono interista, siamo ai minimi storici qua. Vabbè, solo tu le puoi fare? È molto difficile, ragazzi. Molto difficile. No, raga, ma era un naso, ma cosa avete capito, Ancora con sta roba del naso? No, ma non dica a te, coglione. Ho detto coglionext, ti ha detto. No, ha detto che sono il più coglione, coglionest. Ah, bello, è nuova questa. Non è nuova, cioè, ovviamente, no, appena... Oddio, pronto, no, pronto. No, raga, ma era un naso, ma come avete fatto a non capirlo? Bah, assurdo. Boh. Ah. Che succede, Va bene, ragazzi, io penso di aver fatto una merda, ma... Boh. Non lo so perché è trasparente, poi non ho capito. Tipo, che bello questo gioco, non vedo l'ora. Pronto? Non vedi l'ora di cosa, visto che ci stiamo già giocando? Di vedo l'ora che finisca, segni. Probabilmente. No, Panetti, io ho provato a farlo. Cos'è? Oddio! Ma che cazzo è? È strano. Ma che cazzo è sta roba? Ma che cos'è il disegno? Adesso devi scrivere che cos'è il disegno, capito, no? Sì, l'ho capita. Ah, lui ho capito chi è. Grazie Ponz, grazie a Bazzo, grazie a Cetriolino, credo, di Mario, credo, grazie a Gianni, grazie a Padovano, grazie a Simo Letto, grazie a... Grazie Banda, grazie alla mamma di Mario aveva ragione, grazie a Cesar Zanzaro, insomma, Tia, Tertamai che verita, Snartami Giallo, Fabiano, Stavami, Secchiano, il Napo. Cosa? Ma sa che manca una lettera in questa, eh? Sì, manca una lettera.
No. Mannaggia, difficilissimo, come si fa? Sempre sti giochi di merda dove si disegna. Una cosa non so fare nella mia vita di merda. Vabbè. Una, camminare anche probabilmente. Una. Camminare lo faccio, però non benissimo. E saltare, inginocchiarti e rotolare. Vabbè, ok. Allora ok, hai vinto tu. Gusti? Pronto? Dimmi. Che cazzo vuoi? Scusate. Ma che ha detto questo? Pronto, 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 metto giù. Bella questa. Grazie Raggio, Ramis, Dark, Cobold, Gabriele, Jus, grazie a Sangue di Groda, Sanima, Cubo, Berry, Arli, Sampe, Delelis, Ila di Gianmarco, Adir, Negan, Martashan, Fatti Lonely Fans, grazie per 5 gift. Era cosa? Vera, quelle... 5 gift? Sì, che strano. Sembrava dal nome del nick che tu avessi reagito, non per la proporzione delle gift. Oddio! Questo è... Che cazzo è sta roba? Ma cosa cazzo è? Il Capitano Price, credo questo, ragazzi. No, credo, credo. Okay. Non lo so, sembra, pare. Difficili comunque, È l'ultimo. Bello, è però difficile. Boh, ragazzi. No, figa. Ma che cazzo ha scritto sta cosa? Ma chi è che... Incredibile, che comanda è questa? Non ho parole. Che comanda è? Ma casa siamo al ristorante. Appunto. Dio porco. No, veramente, come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? No, Dio mio. No, scusa. Porca. Dio cane. Ehi. Che ne pensate del problema dei corpi? È bellino. Non l'ho ancora visto, non l'ho ancora visto. Sono la prima puntata. Davvero, Nanni? Finisce un po' di merda, però ci sta. Vabbè, ma dai. Allora non ci sta se è di merda. Beh, getta le basi per una stagione 15, probabilmente. Allora. Sbagliato, ragazzi. Ecco di qua. Bella questa, Grazie per... Vediamo, grazie, dai. No? C'ho scritto, non ho fatto in tempo. Non vedo l'ora. Aiuto. No, ho un ictus per colpa del cibo. Ma che cazzo è? Ma che c'ho il dito al posto del naso? Che naso è? Guardate, ti bello. Di non poter mangiare. Vabbè, però vedi che... Scusa. Ma cazzo! Ma che fai, non parlo? Sì, certo. Identificarti, dai. L'ha riconosciuto, però. No, più che altro mi sono fatto da solo. Bello. È bello questo. Tutto spiaccicato. Tutto spiaccicato. Di le forme preimpostate, poi. Chi è dedotto? Che hai fatto, Mario?
Ero io quello. Ho capito, una serie di deduzioni dove il messaggio Mario poi, ho capito. Muori, stappo da un pero. Chi è quello che mi spara in fronte? Nanni. Oh, è quello della finanza. Stava wrong. Non c'era scritto la finanza, non so come... Vabbè, è male comunque, Mi piace questo album, comunque. No, a me piace quella pistola. Ma poi c'è anche quello che si fanno le immagini un po' alla volta, attenzione, tipo. Attenzione, bella questa. Questa è... Wow. Questa è importante. Panetti strafatto. Beh. Ah, io pensavo fosse Fedez. Vuoi fa podcast... Infatti qua non sono riuscito a fare niente, non ho fatto tempo a fare niente, chiedo scusa. Chiedo scusa, non ho fatto niente, volevo fare una bacheca annunci, capito, malato terminale. Annunci, capito? Poi invito tutti. Ah, cazzo, a me non è arrivata così, mi sa, eh. Ah, ho sbagliato tutto, ho sbagliato tutto, zi. Ma si possono fare le figure, quindi? Aspetta. Questo no. Bello di Twitch piange. Sbagliato. Poi lenzi, cioè... Il fulmine della Sicilia, impatto imminentemente... Madonna, santa. Mamma, questo è bello. Che bello. Cazzo bello. Vabbè, come dovevo farlo, scusate. Ma che cazzo vuol dire questa cosa, di Nanni? Porta pazienza. Madonna, santa, no, impossibile sapere questo. Chi è? De, sono io. Vabbè, fai rispondi al telefono e dici sono io, scusa. Stavo interpretata però... male, mi sa. Dada, riceve la notizia di avere un tumore. Bello. Pog. Ah, oh, ho capito, forse qua ho interpretato male io. Okay. Sì, sì, anche secondo me. Dovevi mettere Rajin sotto. Non l'ho fatto in tempo. E come no, vaffanculo, dai. Nanni di merda. No, ma no, ma è un grado di Tekken. È un grado di Tekken. Io per sicurezza prendo le distanze. Anch'io per sicurezza prendo le distanze, ovviamente. Bellissima questa. Bellissima questa. Vabbè. Ma che cazzo That's è? Bad. Applausi. Ma che cazzo di? Vai, vai. That's bad. Oh, si va col prossimo. Bellissimo questo. Dai, okay. Oh, come 9:30, per favore, sento la vostra cazzo di tastiera. Scritto subito questa era facilissima. Questo è perché avete problemi con i genitori, invece. Io sto bene, te? Grazie, Dario. Grazie. Questa è la prova attinente. Oh no, no. Anzi, aspetta, Oh no. Diamo qualche dettaglio. Diamo qualche dettaglio in più. Bella sta domanda, io... ma non fanno più talent scout? Ma io una parola, bello. Cioè... Comunque dovremmo rifarlo, ecco. Nascondino. No, ragazzi, Dario è troppo bravo a disegnare. Non guardate lui, guardate gli altri. È un artista. Vediamo. No, che cos'è questo colpo basso, dai. Mi serve un'immagine qua. Ma poi chi l'ha scritta sta cosa? Ma che cazzo dai, fa? Ragazzi, ma che è sta roba? Però è facile fare Mario. Difficilissima per me. Aspettate. Questa, perché non la conosco, cioè. Oh, Poli. Dio santo. Io ci metto a disegnare lo sasso signore. Fa una linea. Ride. Grazie Blasted. Questa è per non per tutti, Anche la mia. È molto ricercata, secondo me.
Io vorrei avere le mani per fare queste cose, ma non ce l'ho. No, non controllo WhatsApp, non mi hanno già scritto su WhatsApp, cioè veramente. Senti, io prendo le distanze dal disegno che ho fatto, non voglio sapere niente. Ma che cosa significa? Ma cosa significa? Allora, la richiesta è una. Non la seguo, capito? Cos'è? Ovviamente anch'io prendo le distanze da quello che vedo, cioè non ha... Non c'entro niente. Grazie Alex, grazie a te. Io prendo tutte le distanze. Tutte proprio, tutte quante. Hai preso le distanze come le prende un palloncino quando si sgonfia, diciamola così. Madonna, che battuta incredibile. Ho capito. Ma questo come si disegna questo? Ma quanto cazzo è lunga sta frase? Ma avete fatto un libro? Ah, ho capito. Aspetta, mi serve una foto. Se no non riesco a farlo questo soggetto. Ok, ho capito. Cazzo, qualche zampillio ci sta, secondo me. Abbiamo tempo per rifarlo? Abbiamo tempo per rifarlo, dai, aspetta. Dai. Aspetta, aspetta, dai, un attimo, aspetta, dai. Bellissimo gioco, comunque. Sì, poi con questa necessità qui, guarda. Proprio... Posso chiedervi, ragazzi, di un po' meno tutti, per favore? Perché? Vero? Lo penso anch'io. Un po' meno tutti, che dite, raga? No, questa è questione di vita. No, hai detto io prendo le distanze e poi si è scoppiato a ridere in una maniera forsennata. Perché sono una persona allegra. Ok. Tocca fare questi disegni anche, dai. per forza. Oddio, no. Grazie, Water Pinap. No, ragazzi, ma che cazzo ne so? Ma che cazzo è sta roba? Ma che cazzo è? No, raga, ma cos'è? No, dai, non... Ma io sto trovando disegni normalissimi, cioè non so cosa state trovando voi. Io non ho parole. Ah no, è si vero. Accettare... Allora l'hai fatto tu questo. Si possono accettare suggerimenti alla chat? Vabbè, uguale. Raga, che cazzo grazie è questa Pasquale, roba qua? Grazie Pasquale, grazie Gino. Cazzo, manca un te. Ma perché mettete le cose tra parentesi? Ma siete da malati? Qualche parte manca un te. Scritto Che è sta roba? Raga, ma che è sta roba? È completamente fuori dalla realtà. Ma che è questa cosa qui? Ma che vuol dire? Boh. No, volevo fare un naso, ma non si fa così. Dai, mi hai rubato la risata, porco Dio, basta! Mi hai rubato l'amico, pure la risata!
E cosa... che sto... mi sta impegnando? Come si disegna questa cosa adesso? Io non lo so disegnare. Dai, Poli, se lo cerco su Google, porco Dio, esce Polystation. Come Poli HS? Non avrai tempo di farlo, mi sa. Non ti esce su... Ah, ecco, è stupido. Okay. Okay. Magari lo possiamo fare più... O più felice, suppongo? Non so chi sia questa persona, ragazzi, ho googolato. No, aspetta, potevo fare... Fatto. No, sembra... Grazie, Nallazzeo, grazie Sam, grazie Futre, morta qui e Marco. È finito il tempo, ragazzi. Questo mi dispiace. Ah, questo è brutto, incredibile, è venuto bene questo disegno. È facile disegnare Poli. Ma insomma, voi fate schifo. No, no, ma vedi questo, guarda, te giuro, tasso tutto. Boh. Mi provo, dai, non è... L'ultima nota potrebbe non essere male. Boh. Spero che non mi se ne abbia il computer. Vai! Cristo. Vai. Poli si arrende al fatto di avere 3 giorni di vita. Dovevano morire tutti oggi. Eccolo qua. Allora, ok, io da qua ho capito. Poli capisce che la Pill lo ha condannato a morte. Okay. Sono stato che piuttosto vicino. Nanni! Nanni? No, aspetta. Che? Le sub dopo di Poli Squarehead sono tenute in ostaggio dalla Pill. È bellissimo questo Poli. Finito questo, detto io. Questo non era così, Mister secondo Frame me. Mister abbandona il cervello. Ah, ecco cos'è. Ecco cos'è. Oddio, Henry. Ma una merda. È venuto da me, è venuto. Ma come cazzo? Andiamo. Scusate, mi è arrivata la stessa di Nanni a me. Io ho cercato Henry su Google. Non ho fatto tempo a scrivere un cazzo. Bellissimo, bellissimo. Vai, oh, Zeb cambia idea sul fascismo. Bella, bella. Io. Fascismo, non è cambiare idea così. Come però? No? Così non ha cambiato idea. No, è uguale, Zeb. No. Bella, ragazzi, ho dato. Wow. Ma che cazzo volete? Dada scroto ti Dada saluta. Scroto. Bellissimo. Bellissimo, è identico però all'Achia di Bu, bello sotto. No, è meta questa. È merda. Ma dov'è lo mi sa che l'ho finito io. Ma è lui sempre così. È il gancio va appoggiato al naso, quello è uno incazzato. No. Ah, ma no. GG. Dai, sono... Vabbè, ma voi siete troppo bravi. Nanni, non ha senso! Perché? È bello, ma bello. Fai uguali come uguali! È bella. Ti copiano tutti, Diego! Ah, ecco da dove è partita. Kokeshi Livestream! No, non lo dice quello, eh! Lo so che non lo dice, era per quello ho detto per no, pochi. No, dai. È che ne so, ho trespettato così. Vabbè, ci sta. La tavola periodica di Kokeshi. Ben. E ora Mario, dimmi te cosa come può essere un... Mi manca Rubino. Ma che ne so, ma non è che chi è Oda. Ma che cazzo di ho capito. Quello mi è venuto in mente. Ferre Fednas. Ferre Fednas.
I NAS, quelli del ristorante. Ah, i NAS. Cioè, basta, Grazie alle Mos, grazie Pelli. Non c'è niente di nascosto. Madonna santa. Non ce la faccio, aiuto. Ma cosa cazzo ridi? Voglio vedere come fate questo pezzi di merda. È male come ogni altra cosa. Cioè, sicuramente qualcosa di complicato, la gente farà cosa tipo un'altra roba a caso. Secondo me non è complicato, però vedrà chi capirà. Sono curioso. Cosa? Come cazzo è fatto questo, mo? Chi mette le parentesi comunque è solo Dario, secondo me. O Mario, Super Mario. Questo era rapido per me. Molto rapido. Ma che cazzo? Ma cosa vuol dire sta cosa? Non capisco. Ma non c'ha gli occhiali. Aspetta che per sicurezza. Aspetta, meglio ancora. Anzi, no, faccio così. Troppo lunga l'ho fatta. L'ho fatta troppo lunga e vabbè, qua ci sono degli elementi che sono tipo le lavagne, no? Una cosa. Grazie Singrat. Ok. Kirtar, devi consegnarmi le cose. Fammi vedere. Su. Mannaggia la tua testa di cazzo. Ma Marra ma non se la prende per niente, cioè. Grazie Bettino. Ah! Peck non si scrive così il razzo, eh? Gregory Peck. Ed è proprio lui dalla tomba. Aggiungiamo bella un riga. Po' di lore, dai. Bella riga. Boh, io solo così aso. Abbiamo già fatto l'ultima volta. Facciamo così, dai. Questo ha scritto sicuramente o tipo Vikings, è impossibile da fare. No, mi mancano troppi contesti, non conosco niente di quello che c'è qui. Non mi... Sì, comunque a parlare di Threads ho visto una roba che hanno ricondiviso incredibile di uno che fa l'imitazione del Joker di Batman e dice sotto un post di Salvini: ah, Matteo, se l'autostrada che passa in mezzo a Napoli si chiama Spacca Napoli, come si chiama l'autostrada che passa in mezzo a Milano? Un po', io non so perché, ma con la voce di Joker sotto il post di Salvini poi ha fatto stranite, non lo ritroverò mai. Dammi tutti i soldi che hai, io sono stato il tuo primo follower. Non è vero, Gabriele, non mi ricordo mai il tuo nome. Grazie, Traslochi, Cristo. Ma poi aveva messo anche la musica sotto a fare da... Cioè, veramente incredibile. Ma perché sono usciti l'asterischi sul nome di qualcuno? Chi cazzo mette l'asterischi? Ho messo io l'asterisco. Ma che cazzo vuol dire? Immagina, puoi mettere chi vuoi lì. Porco Dio. Libera interpretazione. E fa mia palli, giochi sono la mia passione. Anche se non ho giocato mai mezzo, ma adesso ho iniziato.
perché dopo la pill finalmente mi cagano e ho l'occasione di mostrarmi. Vabbè, questa è la mia critica personale. Ma chi vuoi, non capisco. Credo abbia detto Poli all'inizio. Ah, ok, ok. Ecco fatto. Brividi, eh sì, questa è la canzone. 5 cellulari nel tutto gold, io non faccio pop-up. A me sono capitati tipo due che non, cioè non avete scritto il soggetto. Aspetta. No, dai, va bene. Ah, ok, aspetta. Ecco, non fatto. Sono bravo a disegnare, ragazzi. Ha detto che ha 8 occhi il ragno. Non sono bravo a disegnare, ragazzi. Ecco fatto. Grazie, Coev. Grazie, Pietro. Ma che è? Ma che è? Ragazzi, ma io come non faccio a come faccio a non scrivercelo? Focus. Zero Spect è sbagliato comunque. Gianmarco, ma te che non sei a fare la tua live, ma anche poi Blu-ray mi sa che con due... Ma io non lo so. Non lo so, eh. Ma perché eravate fissati con i ragni, raga? Ma che ne... Nannoni. Ma che descrizione è questa? Siete fissati con i ragni e con Grebaud, porco Dio. Grebaud. Era Grebaud, non so come si dice. Salmonella, mi pare. Ha fatto uscire il singolo nuovo, comunque. Davvero? Sì. Ok. Oggi ho cagato, quindi. Ma che c'è? Satira. Butta dentro il Tocus, ma non so se vuole volentieri, ma non so cosa sta facendo. Ale. La mettiamo così, dai. L'alternativa era bannabile. Grazie alla Caster per il gift a Blur. L'alternativa era bannabile, quindi secondo me ci sta questo. Voi che dite, chat? Anzi, guarda, tempo di modificare addirittura. Sembra più un granchio, no? È fatto di peni piccolissimi. Grazie, Bando. Voi sapevate che le tarantole sono cieche? No. Vabbè, dai, si orienteranno a casino. Dai, no, va. Capito? Sì, vabbè, quell'altro ormai è diventato pure sordo. Cioè, veramente ormai è finita, raga. Cazzata. No, è vero. Le tarantole sono quasi completamente cieche. Si può pure colorare, toh. Grazie, Mandish. Grazie, Luca. Pure colorato, dai. Sì, l'alternativa esatta era peggio, quindi va bene così. No, non è flex, no, ma dai, non è flex. In che senso? Che cosa? No, cancello nel dubbio. Niente. Fatto. Pronto. Boh, pronti. Raga, ma io che... No, ti giuro proprio, si sa mai. Hai rotto il cazzo. Per me sono state difficilissimi, eh. Vai, vediamo. Viaggio dentro la psiche di Rubino. Ma come cazzo... No, dai, minchia. Cosa hai scritto? Phone. Ho fatto lo sfero di Gartic Phone. Scherzo. Grimbaud si lava finalmente i capelli, scherzo. Ah, scusate, ho visto male io, mi sa il disegno. Okay. Pungolo. Okay. Ma come avete fatto? Beh, grande, scritto grande.
Ferrerito Tana, schifo. Beh, facile. Non so, efficace. Non so, l'unica cosa che si poteva fare. Questo non l'ho scritto una bomba io, nucleare, giuro. Un luck. No, godo. Va bene. Ma poi proprio lui è capitato, cioè. Non fa ridere, dai, basta. Okay. Ma è tutta la catena, dai. Però che devo fare, ma non l'ho capito. Ah, ecco, cioè, ma non era Poli, poi era una roba a caso. Ma non ce l'hai in mente così. Ma il meta ormai è quello. Io pensavo fosse testa quadrata. Io non so che fare, ho fatto una roba a caso. Ho pensato fosse testa quadrata, scioccato. Ah, bella la lapide. Sì, è befo. Io chiunque non offendo la gente su Threads. Non questa frase, eh. Scusami Mario, però ma ma che cazzo è sta roba? Madonna Mario, Madonna Mario, Il hai scoperto solo il visto. Hai scritto solo viva il stronzo, gli ho scritto. Sì, cazzo, ma... È... ma perché hai rovinato le catene? Ma cosa hai disegnato? Cioè... ok, dai. Bosco. Bosco Sennitor, dove essere ragno? Ma non parlo, dove essere? Cioè. Belli gatti, comunque. Visto, fatto anche la lumachina. Bello questo. Perché c'è un cazzo? Ma perché mi ricapiterò sempre quelle di Mario? Ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. Sempre. Amore fui. Amore fui. Ragazzi... ma Nanni, ma che indicazione era questa? Che vuol poi? Dire? Vabbè, disegnalo. È un edificio. Mamma non ci manda pro Twitch. Pubblico di merda finisce da zitto. Perché è interpretabile, no? Interpretabile. Io ho fatto questa cosa, no? Ecco. Cazzo, ma si fa così? Però hai indovinato. Il re di Blu-ray alla fine, domanda. Ecco. Mario, incredibile. Hai creato sei Portal. Incredibile. Ma guarda, mi arrivano solo quelle di Mario a me. Nanni compra la Gold di Portal. Predestinato. Ma raga, devo giocare a Portal io, Dio boia. I ragni, si fa solo Nanni, ragni. No, cos'è questo? È puntato. Come ci sei arrivato? Ah, tutto ok. È il ragno che betta sul nero, no? Io ho capito quello. Dai, ragno assaggia quello invece questo altro cazzo. Wow. Non è un cappello da chef qui, non fai cazzo con le otto zampe. Cappello da chef era. Sì, per poi fa pezzo mancante e facciamo un'ultima pezzo mancante. E poi domani bellissimo. Alle 9:30 c'ho l'atto di vendita della casa, alle 9:30, non so. A dai, colazione. Disegna. Ah, cioè come funziona? Perché disegna? Ah, devi mettere aggiungere pezzi al disegno forse. Sì, mi sa di sì. Ok. Che... cosa? Grazie Mary Lumi. Pregoni. Siamo già tra tarantola. Domani c'è anche l'analisi del sangue, ragazzi. Domani è una mattinata splendente proprio. Vabbè, a me non sei celiaco. Ma te ti sei arrivato e hai risposto no, che sei mesi che ti devono arrivare. Io scrivo sempre in email e mi dicono no. 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 Oh, secondo me c'è qualcosa di grave, te lo vogliono dire per bene. Grazie Bologno. No, se è grave me lo devono dire subito. Poi stanno a Ostia, io a Ostia devono... Io ho fatto, aggiungete voi, stronzi. È finita proprio del tutto la fantasia. No, cioè, vabbè, è proprio... devi aggiungere dettagli. No, per me, dico, io proprio sono sceso al livello più basso possibile. E devi smussare i spigoli. Blu, ti amo, ti vorrei la sciola. A parte i verbi, Gabri, ma poi blu. Hai scritto, cioè, veramente... qualcun altro comunque che ha finito velocemente la fantasia, perché qualcuno ha premuto dopo tipo 5 secondi, quindi sì, qualcuno io. Ha fatto un disegno molto semplice, no, ma molto banale. Poco troppo spazio, vai. Data, per piacere cerca di prendere più seriamente la tua fottuta salute. No. Male. No. Grazie di Sbirbirik. La cazzata mi hai detto. Dare brutto esempio poi. Vai, vediamo, dai.
E no, io do il buon esempio. Chi manca, chi manca, chi manca, Mario? Se sbagliano, cosa succede, capito? Manca Mario, vero? Ma che vuol dire? È un esempio. Ecco, sapevo, guarda. Lo sapevo. Ma che roba è? Questa roba, questa è la cosa più brutta che abbia mai visto. Un po' sbagliate le proporzioni. Aspetta, aspetta. Pronto. Aggiungi il dettaglio, dai, merda. Grazie, ciolone miracoloso. Va bene. Lega Volunsus, Clapilti, Marco e Giulio. Trauma d'infanzia, mi sa. No. Allora, il tempo è lunghissimo. Sì, abbastanza. C'è bisogno meglio, Sing song, dai. Nani, ti è piaciuto il corvo dove t'ho taggato? L'altro giorno? Quello fa la 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 la. No, non l'ho visto quello. C'è un'ansia. Ah, sì. C'è un'ansia di Salvini, Vai. Serve un tetto del 20% di alunni stranieri per classe. Attenzione, ragazzi, serve questo tetto. Cosa serve? I veri problemi dell'Italia. Ma che cazzo dice? Vai, dai. Vai, siamo avanti lì. Vai, ragazzi. Vai. Premi invio. Fai. Premi invio. Premi invio. Premuto invio. Premi invio, Mario. Sei te, perché sei silenzioso, Mario. Ah. No, dai, tutti i cazzi. Ma che è questo, mo? Vabbè. Sta roba, raga. Difficilissimo aggiungere. La. Però c'ha questo, dai. E vabbè, cazzo di corvo. Io gli ho scritto al tizio che gli ha detto, se tu gli fai dire si va a letto, ti prego. Tommaggio, il corvo dice si va a letto, si va a letto. Coincidenza particolare. Veramente timing assurdo, sì. Questa che? Freccia, questa freccia verso questi... Raccontami un po' che ti suggerisce. Madonna santa. Io sono sì, te lo vorrei raccontare. Io sono una persona. Io sono che voglio ridere. Io sono che. Premi invio. Il c'è. Premere invio. La. Aspetta, da 66 a Diego io. No, dai. Mario, anche un bel Venom, cioè io pronto, Premendo invio. Dai, ci sta. Marione, racconta, dove sei, dai? Sono qui, sono seduto come voi, tutti voi, sto giocando a Gartic Phone, ragazzi. Io sono pronto invio, io pronto invio, chi è che non preme invio? Io sono in piedi. No, ragazzi, ok, non nessuno ha più voglia di giocare, è chiaro. No, senti che parla, nessuno ha più voglia di giocare. Ma stai facendo porta da 3 ore! Ma come si fa a fare questa roba? No, ragazzi, no. Forse... No. Forse hai ricevuto quello che ho completato io. Grazie, Lollo. Grazie mille per quello che hai detto! Cosa? Uppa, me lo passa! Io sono Poli e sono un grande personaggio di spessore. Io sono Poli. Allora, 66 a Mario e via. Non ho fatto niente io. Ma allora non ho sentito che l'ha fatto da qualcun altro. No, grazie. Io sono Venom. Grazie, Lucio 5 Gift.
Io lo faccio molto meglio di quella cazzata che hanno fatto gli altri. Di una lettera e sei fottuto. Sette? No, no, nel senso, di una lettera con quella voce lì ti uccide la famiglia. E ah, te... ma no, non ero io, non ero io. Ma scusa, avete già finito i segni? Io ho fatto sì perché non avevo ispirazione. Beh. Grazie, Scomplex, per i piselli. Ah, complicato, eh? Come piselli? Io democristianizzo qua, eh? Io disinnesco. Io passo la patata bollente. Sette. Comunque Blur è entrato a vedere la sua live, è andato alla prima e ha proposto di giocare a Gatti il phone. Va bene, basta, vai, ciao così. Piccolo mannato. Vabbè, ma ha letto il nickname, com'è? Si, ma ha letto. Sì, 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 sì. Ah, ok. Passalo un attimo in chat. Ma poi non è un colore, comunque, vabbè. La 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 la. Grazie Marco. Dai, grazie. Che non premi invio. Che non premi invio. Invio. Premi invio, dai. Premi invio al volo. Cos'è sta cosa? Cos'è sta roba? Oh mio che Dio. Cazzo è? Oh mio Dio. Ma dai, ma che cazzo stiamo facendo, dai. Ma che, ma veramente mi può arrivare una cosa del genere? Ma non ho idea di come farla questa. Wow, e come che... No, aspetta. Posso rifarlo il verso del corvo? Se mi puoi fare quello che vuoi. No, ma sei diventato... Io, ma c'avevo il catarro. Chi era lo scatarrone? Si riesce più. Io stavo traiardando il disegno un secondino. Cioè... Siamo scesi veramente a un livello miserabile, incredibile. Sì, sì, è proprio senza ritegno. Senza ritegno sono poli, sono di legno. Di ci qua. Come mi piace essere poli. Premuto un uomo senza spina dorsale. No, quello sono io. Non... Che domani si morirà. E no, nessuno allora so. Si repentirà. Ora ti mettono dentro come si chiama? Gmod, non so se hai visto. No. Ti hanno messo dentro Gmod che fai 5 telefonini. No, ah, sì, sì, è vecchio, c'ha due mesi. Grazie Alex per l'abbonamento. Ma che cazzo dice, nuova? Sì, no, l'ho già visto su Reddit 3 settimane fa. Affanculo, affanculo. Premere invio. Un attimo, che qui c'è dell'arte. Ma sì. Finito, spero, cazzo. A letto. Va bene, dai. Dai. Poi dai, aspetta, disegno, a letto adesso. Andare disegno. Ma poi si sovrappongono. No! Ho visto, sì, sì, ho visto Netflix che ha condiviso quella roba, io veramente no, però. Bella! Ce n'è un altro. Senti, io questo lo faccio. Secondo me è completa benissimo tutto. Fatto. Potete mettere il video pronto, per favore, invece aspettate. Sì, 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 sì. E che ti permette anche di scaricare app utile da qualsiasi opzione. Sì, Anna, va bene, grazie mille. Ma l'hai letto davvero? Sì. Gatti phone, bello forte. A te non ti va bene un cazzo, a meno che non sia Tecno, un gioco dove vinci. Vabbè, non ti offendere. Comunque, non hai problema. Io dico quello che penso, Settimana prossima facciamo quello di Nanni la settimana prossima. Abbiamo ancora Witch Hit da fare, che è un altro nascondino ma figo, tipo con le abilità. No, mi hai fatto spendere 7 euro, famo quello. No, vabbè, lo facciamo questo qua di Nanni, ma ne abbiamo un altro di nascondino figo, volendo. 7 euro. Grazie, boss. No, bisogna fare quello di Nanni,
Me lo dite il mio, ma io non l'ho mai giocato. Cioè, l'hai non... fatto te. Va bene. Ho sbagliato a scrivermi già. Vabbè, non dirlo così. Purtroppo, sì. Ma ragazzi, prossima volta facciamo Bad Rocket League con triplo play. Vabbè, non riesco più a parlare. Dai, benvenuto nel club. Tre pro player, così Mario vince e sarà il gioco più bello della sua vita e ce lo chiederà per 6 mesi di fila. Vai. Dai, vediamo, dai. Vai. Che risata, Poli. Eccoci qui. Oh, dai, oddio, grazie per questo incipit. Oddio, per mano sito, che risata, dai, ha detto. Attenzione. Cazzato nero. Bello, quindi no, qui no. È stato solo cancellato il cazzo. Chiaro. No, perché l'avete cancellato? No, a me non è arrivato. Cancellare? A me non è arrivato, eh. Guarda che cazzo di evoluzione. Wow. Che cosa cazzo è? Io ho cercato di elaborare. Ah, io invece ho fatto più semplice. Premi invio. Vabbè, è ritornato però, visto? Il messaggio iniziale è rimasto, dai. Aggiungi, dai. Madonna. Lo sapevo. Incredibile. Beh, è partito, dai. Cos'è? Poco un player medio. Dario, non l'ho capito, Dario, spiega. Una collina, Invio una piccola collina. Ah, ho capito. Non mi sembra una collina. Che è entrato? Io. Okay. Cos'era quello? Ciao. Ciao, Vic. Ciao. Bello, Victor. Ciao, Victor. Ciao, Giammo. Giammo? Oh, purtroppo. Purtroppo. Vabbè. Cos'è sta cosa? Bello, ma quindi ci ha indovinato. Visto? No, aspetta, incredibile. Mi sa che c'è un doppione in giro, eh. Incredibile. No. Sì, c'è un doppione, mi sa, eh. Ma perché me l'avete passato così, ragazzi? Ma cioè, perché si cancella? Non capisco. Ah, perché secondo me non lo finite. Fantastico. Da Greenbound manchi solo te. Ma che cazzo volete, raga? Ma perché andate a... Cioè, ma perché venite qua? Se tanto volete commentare, no, cioè, la corona... altri, state in live altrui. Censurato. Dovete confermare. Ma io non dico niente. No, adivus. Cos'è sta cosa? Che cos'è? Che c'entra di beccare quel... Oh, io ho fatto questo. Bello. Bello. Bello, bello, bello come si finisce. Ah, cazzo, che picciolini. Che cos'è questo? Ma che ne so, ragazzi. Ma che partenza era questa? Perché è un secchiello? Cioè, comunque, perché Mario, quando si annoia, fa così, prende il secchiello, colora proprio di aver fatto qualcosa. Oh, tra persone più insopportabile, io direi di rimuovere la Tomodachi. No, povero Mario. No, ragazzi, ma non so disegnare io, ma che devo fare? Sette di cazzo scrivi, la Y l'ho aggiunta alla fine, la Y mi ero dimenticato. Ma che è quello? Chissà merda. Ecco. Guarda, ti faccio vedere com'è arrivata a me. Così, e io ho fatto un cazzo diverso. Ma perché si cancella? Boh, non lo so, forse si cancella il primo disegno. Perché forse non fa l'invio. Si disegna... No, è perché si cancella il disegno precedente, capito? Rimangono solo le modifiche. Se l'è picciolito. Bellissimo. Vabbè, un igloo. Yeah, basta che Mario deve andare a leggere One Punch Man volume 6, ragazzi, di notte. Ma che... Ma soltanto perché ho detto... Soltanto dai, perché ho detto bello Gartic Phone, hai cominciato a devastarmi in una maniera veramente irrispettosa. Ho sentito tutto all'interno di una piccola frase così. Piccole frasi che sento in ogni detto, gioco. È incredibile. Bello Gartic Phone e sei diventato di un vendicativo. Manco Sekiro quando muore la prima vita, porca troia. Spoiler! Ragazzi, fateci caso. Da quando abbiamo fatto il culo a Mario per la troppa competitività che ha utilizzato nel torneo organizzato da Masella, ogni gioco non va bene. Ma cosa c'entra? Ma non è vero! L'hai tirata fuori. No, Nascondino si è divertito. No, Nascondino gliela ha piaciuto. È per quello che ho proposto Nascondino. Il torneo del Masella, dai, ma che dici? Io la butto lì. Risatina d'imbarazzo di chi sa che sia andato. No, l'hai tirata fuori a caso quando ho detto bello Gartic Phone. Vediamo come si può offendere Mario. Ha tirato fuori Rocket League, Dio cane, dai. Io sentito
dietro qualcosa che si rompeva, però questo è il mio pensiero. Ma no, non c'è bisogno che te la prendi così. Ho detto bello che Arctic Phone, ho detto niente di che, bro. No, svilisci il lavoro di grandi sviluppatori che hanno... Non è vero niente. Beh, adesso, concepito un giocatore che... Sì, un giocatore, va bene, dai. Un giocatore. No, no, veramente, qualcosa di incommensurabile. Ma no, è tutto tranne che serio, No, però no, bello, è veramente bello. Incommensurabile. Ragazzi, io... Io direi dai, di fare un campionato. Vai da Grembau, dai, dillo. Vai. No, non vado da Grembau, no, no. Come no? Ma che... Ok. No, no, stacca la live, vado... Devo staccare prima. C'ho da andare a fare la vendita della casa. Quando parti in ritardo a causa dei numerosi ritardi precedenti. Ci scusiamo per il disagio e per il ritardo. La settimana prossima non ci può essere la Tomodachi. Non c'è Dario, ora che ci penso. Bella, no, bella. La, ragazzi, ma lasciamo perdere, sottile, lasciamo perdere le dietrologie per piacere. Bellissimo questo. Bellissimo questo. Inside joke incredibile. Quindi, Dario, torni il. Ci disuniamo, ragazzi, quando non ci sono io. Questa è la verità. Dai. Sì, palese. Bella. Comunque torno l'otto. Vabbè, prossima settimana giochiamo al gioco di nonni, bro. Sì, facciamo, ce l'ho già installato. Io ce l'ho già installato. Noi. Io non ci sono, però. E scherzo, che ci disuniamo, c'ha ragione. Ci sono, ci sono. Escape from Tarkov settimana prossima. No, ti prego, Nanni, ti scongiuro. Scongiuro. Dai, facciamo Nanni, no. Piuttosto sodomizzami con l'alluminio, ma quello no. Facciamo, guarda, ve lo pingo io come si chiama, ve lo scaricate per la settimana prossima. Facciamo Tomodachi without Dario X Cinetalks with signor Giacomo. Ma perché? Ci sta. Io approvo, però ragazzi, mi raccomando, ricordiamo sempre sì, che non bisogna disunirsi e soprattutto bisogna far vincere Mario, perché sennò qua è un casino. Vabbè, sono due cose che vanno di pari passo. Ovvio. Ma io non apro il gruppo perché non ascolterò i messaggi stasera. Ti scriverò io direttamente, Nanni. Dice, chi dice Mario? Una bella zombata, una serata zombie in Tomodachi. Ragazzi, devo dire che non ho preso molto bene quello che avete detto sui miei confronti. Quando si scherza, ma dire questa cosa che sono competitivo non è vera, io ci tengo a sottolinearlo. È cosa è successa 3 mesi fa. Però secondo me lo manda alle 5 del pomeriggio di domani. Esatto, 5 pomeriggio quando pranza con la latta di fagioli. No. Io non, purtroppo devo dire che questa storia che avete divulgato dal gioco col Masella, dal torneo, non sono d'accordo, non condivido, e io direi di confrontarci tutta la giornata con Audio da 6 minuti per risolvere questo problema. Mario Stagnolo sta registrando. Quanto è vero però, Però prendete la positivamente, non vi tradirò mai, ragazzi, sarò una collocazione. Peccato. Porco Dio, peccato. Ma chi se ci tradirai mai? Una volta che serviva un bel Giuda. È importante avere degli amici nella vita. Però c'è un momento che il pubblico non sa, che raccontiamo, che è il momento dello switch di Mario, cioè questo grande nervosismo che poi a un certo punto non si sa perché si sgonfia improvvisamente e poi... Ma ragazzi, ma ricordiamoci che siamo tutti fratelli, comunque sia. Esatto. Vero. Paura, cazzo, Joker, cazzo. Vero, ma no, vero. Io litigo l'amore bene. Sì. Penso che l'abbiano capito tutti che sono passionale in tutto. Sì. Ci sono passato una volta, mi è bastato, dai. Grazie, no, il mexicano. Grazie mille, ragazzi. Grazie anche alla chat. Io stacco adesso, ragazzi. Ciao, che domani ho questa giornata di merda. Poi venerdì si fa l'ultima live lunga e poi si parte per il Giappone, ok? E poi si torna con una bella 24 ore e tante robe molto fighe al mio rientro. Ciao, ragazzi. Ciao a tutti, ragazzi. Mario. Se io batto un grado blu di Tekken, Mario, buona serata, ciao Mario. Ciao Poli.
Allora, Nanni, se io... Ciao Mario, buona serata Mario, buona serata a Nanni, Victor, Dada, Diego, ciao, ciao, Simone, ciao, ragazzi, ciao, 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 ciao. Allora, Nanni, se io batto un grado... Un ciao Mario, ciao, buona serata a tutti, ragazzi, ciao, buona serata, ciao, ciao, ciao a tutti, ciao, 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 ciao